La data del 4 maggio per iniziare, con tutte le sue incognite, la fase 2 si avvicina. Tra le tante c'è quella di che tipo di stagione balneare avremo e oltre a come stare sulla spiaggia, in molti si stanno domandando della sicurezza in acqua. La questione della presenza del coronavirus in acqua e in generale nelle acque destinate alla balneazione è molto dibattuta e attualmente allo studio. Tante le domande della gente comune. Come regolarsi quando si nuota? Una persona infetta può rilasciare il virus nella fase espiratoria mentre nuota? In acqua la trasmissione virale da un individuo portatore ad uno sano può avvenire attraverso l'acqua stessa? E ancora, il virus sopravvive in ambiente marino? Oh, la cosa non è possibile. Il virus normalmente vive all'interno di una cellula di un organismo vivente. In questo caso il virus, il coronavirus, è nell'ambito di una cellula dei nostri polmoni e quello sta all'interno nel quale si moltiplica e dal quale poi viene a propagarsi o a diffondersi o contagiare delle altre persone. Nell'acqua non è che ci viva, lui ci può sopravvivere se è un'acqua con caratteristiche acqua dolce, ci potrà sopravvivere qualche minuto, ma non si moltiplica, non cresce e soprattutto l'acqua di mare è salata e condensale, evidentemente ha un'azione disinfettante, quindi a un certo momento non può sopravvivere nell'acqua di mare, quindi a un certo momento è impossibile poi che uno ingerire un virus nell'acqua di mare, direi è una cosa che non è possibile. In mare aperto, quindi, come lungo i litorali, non adiacenti a sversamenti, il bagno è sicuro. In acqua la trasmissione virale da un individuo portatore ad uno sano potrebbe avvenire, come avviene sulla terraferma, attraverso l'aria espirata e il contatto umano, qualora i due nuotatori si trovassero troppo vicini. Mantenere le distanze di sicurezza in mare sarà dunque importante e possibile anche visti gli spazi a disposizione, proprio per evitare il contatto esattamente come accade fuori dall'acqua attraverso tosse, starnuti e respirazione ravvicinata. Altri interrogativi però vengono per le piscine, ma qui la questione è più semplice, perché le piscine di per sé sono sicure. Il cloro è un viricida. Inoltre, se i meccanismi di monitoraggio dell'acqua sono a norma, non sussistono criticità. Come sempre, però, il problema lo rappresenta l'uomo. L'ingresso in piscina andrebbe dunque contingentato e il distanziamento fisico messo in atto anche qui.